Martini presenta Düraminga con Ernesto Calindri e Franco Volpi. Salve, colonnello. A chi scrive di bello? All'amorosa? Caro commendatore, ho scritto al consiglio municipale per protestare contro questo nuovo sconcio. Oh, signor, cos'è successo? Osteria! Ma non vede che la città è letteralmente invasa da segnalazioni stradali? Cartelli gialli, rossi, blu. È il caso di dire che se ne vedono di tutti i colori. Non afferro. Oh, signor, lei è un giochetto di parole. Lei ha detto rosso, giallo e blu e io ho detto di tutti i colori. Ah, bellissima, bella, buonissima, osteria. Sì, però le strade sono deturpate e per di più ci si perde la testa. Sì, vabbè, non se la prenda. Tanto direte a me questa storia dei cartelli stradali. Düraminga. Non dura. Non può durare. Sai invece cos'è che mi dà preoccupazione? La mania che tutti hanno di viaggiare in piroscafo. Magari per fare il viaggio Genova-San Pier d'Arena, ma basta viaggiare in piroscafo. La sua acuta osservazione mi ricorda il profetico motto d'un mio antenato del ramo palestinese, il prode Sonabaldecco. Conversava un giorno nei pressi del monte Ararat col suo amico Nabulishar. Allora è vero che il vecchio Noè ha costruito una baracca da lui chiamata Arca sulla quale intende navigare dopo averla riempita di animali di ogni genere. Non te ne crucciare, saggio Nabulishar. Credi a me, tempo pochi anni e dell'Arca di Noè nessuno parlerà più. Non dura. Düraminga. Non può durare. Sa cosa le dico? Dica, dica. Quel suo antenato era un ometto in gamba. Merita un brindisi, cameriere! Una china Martini liscia. E a me, calda. Oggigiorno tutto è una lusinga, Düraminga, Düra no. Vive solo chi non se la prende e cantare sempre può. Fino dai tempi dei garibaldini, china Martini, china Martini. Niente bevande ma nei bicchierini, china Martini, come ai tempi d'oggi di... China Martini, mantiene sano come un pesce.